oramai siamo vicinissimi al Natale, il tempo da trascorrere con le persone che teniamo, che ci stanno al cuore, ma ovviamente anche tempo di acquisti. Ed è per questo motivo che vi presentiamo Chiaia Christmas Haul, un evento natalizio dedicato interamente al meglio dell'artigianato napoletano. Ne parliamo quest'oggi con i promotori, con gli organizzatori di tale evento, e quindi diamo il buongiorno a Stefania De Rosa, buongiorno, ben trovata nei nostri studi di Mattina 9, e ad Agostino Di Franco, buongiorno. Un evento previsto dal 14 al 16 dicembre all'Art di Napoli. Dunque, una tre giorni interamente dedicata al meglio dell'artigianato napoletano. Quanto tempo per preparare questo evento e quindi per raccogliere, possiamo dire, la summa speciale dell'artigianato napoletano? Ma sicuramente un evento a cui teniamo moltissimo e lavoriamo un anno intero per arrivare al Natale a questi tre giorni. Sono oramai 6 anni che facciamo questo evento, perché... Sesta edizione, sì. Sì, è la sesta edizione, e praticamente è nata dall'idea di poter portare gli artigiani, i designer che abitualmente non hanno questa collocazione all'interno di mercati natalizi, perché in genere sono sempre un po' diversi. È vero. E quindi abbiamo voluto delle eccellenze che arrivassero nel cuore della città. Eccellenze da ogni dove, ricordiamolo, dell'artigianato. Tendenzialmente però... napoletane, ma poi ci siamo un po' estesi. Esatto, e siamo un modo andati per anche ecco, dire che l'artigianato, quello... Quello vero, handmade. Del made in Naples, ma made in Italy, in realtà vale ancora e ha una forza molto forte, potente ai tempi dell'Amazon. Sì. Assolutamente sì, anche perché sono dei prodotti che assolutamente non riesci a trovare altrove. Unici. Rappresenta un po' una kermesse, De Rosa, sì. Che segna un po', ecco, un po' uno spartiacque, no? Perché in genere si parla dell'artigianato che sta un po' morendo, perché esistono ovviamente nuove forme di produzione. Ma oggi noi abbiamo immaginato un evento che fosse appunto un'attesa al Natale, quindi riempendo, diciamo, questo contenitore di Chiaia Christmas Haul con tantissime attività. Ecco, appunto, un po' un rilancio anche dal punto di vista economico, to court. Sicuramente, è diventato oramai un appuntamento. Un appuntamento atteso, fisso, consolidato atteso, a 6 anni, però sì. Raccontiamo anche quali sono le novità per il nostro pubblico da casa, perché avete deciso in questo momento proprio per fare i regali natalizi, i regali unici, come diceva anche lei, che non si trovano in nessun'altra parte, e a tal proposito avete ideato anche una navetta che riesca a spostare comunque i cittadini, certo, le persone fra l'Art e i vari quartieri. Una bellissima automobile. Mobile natalizia, in realtà, che accompagnerà i nostri ospiti da Chiaia all'Artex. Perché effettivamente poi ci si sta anche a camminare, sì, con tanti pacchetti, regali. È chiaro che sia molto più comodo avere un supporto anche di un'auto che porti le signore. Soprattutto le signore. Raccontiamo a questo punto proprio lo svolgimento della manifestazione. Ricordare un'adozione che abbiamo fatto, sì, importantissima quest'anno. Oltre agli espositori, gli artigiani che tanto amiamo, abbiamo deciso di donare uno spazio ai ragazzi della Fondazione San Gennaro, che hanno vissuto un anno molto molto difficile, una realtà complicatissima, che hanno... Un modo quindi per fare solidarietà. Esattamente, sì, perché appunto saranno lì con noi, porteranno questa bellissima pubblicazione che hanno fatto, questo libro... Vico esclamativo, oltre, diciamo, i loro prodotti artigianali, perché loro lì, occupando appunto le catacombe di San Gennaro, hanno iniziato con un'attività artigianale, quindi si sono sostenuti con l'artigianato fino ad oggi, e sono una bellissima realtà che sarà con quindi noi. Peraltro Vico esclamativo, sì, se ti ricordi, sì, l'abbiamo presentato, esatto, proprio in trasmissione, sì, mi sembra che ci sia questa copertina nera con un punto esclamativo. Molto bella, peraltro. Napoli, sì, sì. Che rappresenta anche un po', se vogliamo, un simbolo di rinascita. Nascita culturale, no? Perché ci sono dei ragazzi che attraverso la produzione letteraria portano avanti, insomma, la cultura partenopea. Ci sono tutti gli ingredienti, Claudio, a questo punto. Troviamo, certo, tutti gli ingredienti, non proprio solo tutti, lo shopping, di festa. La festa, l'incontro, ecco, per la solidarietà, per fare solidarietà, la cultura, ma soprattutto, certo, questo artigianato napoletano davvero eccezionale, superlativo in questi tre giorni. Cosa possiamo aggiungere all'interno ancora? Dell'evento avremo anche dei momenti più divertenti, avremo uno show cooking venerdì. Degli eventi veri e propri? Sì, avremo uno show cooking alle 17 di venerdì, mentre tutti i pomeriggi avremo un aperitivo offerto a tutti quelli che interverranno. Ci prepariamo in grande festa a questo Natale. Sì, e poi sabato sera brindisi e auguri di Natale per tutti quelli che interverranno al nostro evento,
con bollicine e musica. 14, 15 e 16 dicembre all'Art di Napoli, non dimentichiamo Chiaia Christmas Hall, questa sesta edizione che oramai è diventata un vero successo, ma soprattutto un punto di riferimento per la nostra città. Solidarietà, cultura, shopping. Ricordiamo però anche la location all'Arte di Napoli. Sì, la in via Crispi. Sì, in via Crispi, ex Cinema Ambasciatori, che adesso quest'anno sarà la casa dei nostri artigiani. E complimenti a voi per l'iniziativa e ovviamente a tutti gli artigiani. Grazie a Stefania De Rosa e ad Agostino Di Franco per grazie essere stati con voi. Restate con Mattia 9, pubblicità.